sarebbe Sentiti già a casa. Siamo perché questi sono i protagonisti della serata. Ovviamente abbiamo due categorie, la categoria junior e la categoria senior, ma questa è quella junior. Ci siamo? Qual è questa esperienza che stai provando stasera? Sono molto felice, però sono molto paura di dimenticare le parole. Ma assolutamente no, perché so che sei bravissima, quindi non ti preoccupare. Invece tu? Sono molto emozionato. Ti piace questa esperienza? Tanto. Che cosa stai vivendo? Un po' d'ansia, un po' di una carica di emozione che poi, ma l'importante è divertirsi. Ma ditemi un po', ci sarà competizione stasera? Sì. Un pizzico? Sì. Però ovviamente siete anche molto amici. Sì. Che cosa rappresenta per voi la Regina Pacis? È una festa molto importante che comunque è diventata una tappa importante per noi. E invece per te il canto? Il canto, io ho voluto partecipare appunto a questa Summer Music Festival perché è un momento di condivisione che facciamo ognuno e appunto fai nuove amicizie anche con gli altri. Assolutamente sì, e ci sarà ovviamente una giuria di qualità che deve decretare la vostra vittoria. Questa cosa vi spaventa? Un po', però sappiamo che fa parte del gioco, quindi ci atteniamo alle regole, ecco. E noi ci siamo, quindi tutti per uno? Uno per tutti! Well, I like a baseball game on a hot summer day with a dog, a beer and a girl. Motorcycle ride when she's holding on tight. Leaning in on every curve, playing five card draw, pair of twos and betting it all. And hey, I like it like that. It's a love worth making, a risk worth taking, never looking back. It's a simple thing.
ospite d'onore questa sera, la tua splendida voce qui dopo aver partecipato a tanti concorsi importanti. Sì, è vero, sono onorata anzi. Che emozioni provi? Tantissime, poi la gente che ti sta attorno, comunque che ti tira su, ti dà sollievo, dice, cioè è un buon supporto. Qual è il consiglio che vuoi dare a tutti i giovani che questa sera partecipano, visto che tu hai partecipato ovviamente a grandi manifestazioni anche internazionali? Sì, di stare tranquilli, di stare sciolti, comunque di credere in quello che fanno soprattutto, perché è molto, molto importante che uno creda in quello che fa. E niente, solo stare sciolti, liberi, senza tanta ansia, perché c'è, quindi e va solo questo. E questa sera che cosa ci proporrai? Questa sera canterò Adagio di Lara Fabian. È una cover che mi ha portato fortuna, mi ha portato tante soddisfazioni e quindi ci provo anche stasera. E allora in bocca al lupo e ci vediamo dopo sul palco. Grazie. E questa è la categoria senior, sono prontissimi per salire sul palco e soprattutto per mostrare le grandi qualità canore. Sì. Un'esperienza bellissima, vero? Sì, però è la prima volta per me che partecipo a una competizione. Altre volte ho partecipato ad altri spettacoli, però questa sera ho ancora più ansia per il fatto che sia una competizione. Mia madre già partecipò anni fa e vinse, e quindi mi guarda stasera e spero di vincere. Ma assolutamente sì, c'è sempre quella paura, però c'è anche il momento bello che è quello del divertimento. Sì, sicuramente ci divertiamo, però comunque c'è sempre l'ansia prima di iniziare. Vabbè, però il tempo che sale sul palco poi ti sciogli man mano. Quindi l'importante è divertirsi fondamentalmente. Che cos'è per te il canto? È liberazione e quando non vuoi pensare ad altro canti. Soprattutto noi questa sera abbracciamo non solo il divertimento, la musica, ma anche la fede. Sì, incrociamo anche la fede questa sera. E soprattutto ci divertiamo, perché stare sul palco significa dimostrare non solo la qualità canora, ma anche l'interpretazione, perché si entra poi nel mondo dello spettacolo. Sì, infatti appunto così le canzoni arrivano meglio al pubblico. Comunque sì, è una nuova esperienza, proviamoci. C'è l'orchestra live. Sì, infatti questo è molto bello, molto importante soprattutto. Comunque anche se c'è un po' di ansia, immagino anche per un po' per l'orchestra, però è tutto più emozionante visto live piuttosto che su una base, insomma. Tanti sono stati i casting e poi ovviamente le prove. Sì, moltissime prove, perché non si sale su un palco se non più non hai provato, cioè non ti senti sicuro di su una base, sugli accordi, su tutto. E allora ci siamo, tutti per una? I can't believe it's impossible to watch all the ghosts pick their alibis, 'cause something in me is unnerving us. And I have little doubt it's impervious, and I can't rely on the fortunes of God. Take all the thoughts of the sorrows they belong. I won't remind not a single soul. Well, some do believe in the karma ways, but they won't rely on the better days. And I can't rely on the fortune. Take all the thoughts of the sorrows they belong.
won't mind, not a single soul. Take all the stories, take all the glory, take all the mist, if you will. Take all the worries, we're in no hurry. Sette anni, grande direzione artistica e soprattutto un meraviglioso Summer Music Festival. Buonasera a tutti, bentrovati. Ci siamo? Ci siamo. Ecco, anche quest'anno ci sono due categorie e soprattutto tanti giovani che stanno partecipando. Sì, quest'anno abbiamo una formazione un pochino più ampia, abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione l'intera serata per proporre ragazzi sempre nel contesto di due categorie, quindi c'è stato molto lavoro pure di scelta un attimino e di mettere assieme tutti i componenti che magari si facevano avanti. Oh, è la nostra luce e lo accogliamo con un fortissimo applauso. Padre Antonio Cuomo e il Comitato Festeggiamenti! Soprattutto un colore meraviglioso che ci appassiona e ci rende sempre magici e speciali durante queste serate. Padre Antonio, dov'è Padre Antonio? Eccolo qui, benvenuto alla settima edizione del Summer Music Festival! E noi lo accogliamo con un forte applauso perché lui ci sta regalando e ci regalerà delle serate assolutamente strepitose. Grazie a tutti di essere qui, grazie della pazienza perché ci siete ancora. E buon festival a tutti! Senti già a casa.